Solo notare una cosa, che se provassimo a chiedere a chi passa per il via della città, magari a chi è in città per la mia famiglia, che cosa sia la fraternità, credo che la maggioranza la identificherebbe con un principio tipico del cristianesimo, sicuramente è così. Se pensiamo, siamo in tempo di Pasqua, alla cronaca delle prime comunità cristiane, ricordiamo bene che mettevano i beni in comune, erano un corso con un'anima sola, nessuno era mezzo. E se pensiamo anche alla preghiera per l'eccellenza, il Padre Nostro dice certo in quella termine padre della relazione intima tra Dio e singolarmente con ciascuno dei suoi figli, ma anche con quell'aggettivo nostro, orizzontalizza, qua passatemi il termine, siamo in un'università, non è bellissimo, orizzontalizza, però rende il tema, la questione, orizzontalizza, fa ricadere su tutti questa paternità, lo fa su giusti e ingiusti, su santi e peccatori. Così coloro che godono di questa paternità diventano così, legati da un vincolo che supera altre distinzioni. Però è vero, eccellenza, è una strana situazione quella con la quale ci confrontiamo. Vediamo intorno a noi che tutto quanto faccia riferimento a persona, vita, concetto di famiglia, libertà di educazione, fraternità, dovere di accoglienza, è etichettato come cattolico, dunque considerato per quella visione di parte. Ed allora la proposta di una società fondata su questo, su questi valori, è considerata prevaricazione, interferenza, negazione di libertà. Tocca a tutti noi invece far percepire questi principi come patrimonio, come strada positiva indistintamente per tutti, evitando anche qualche tentazione che affiora qua e là anche nel nostro mondo di arroccamento, di voluta distinzione, quasi una sorta di gelosia o una pretesa di esclusiva, peggio ancora se coprisse interessi di parte politica. Questo atteggiamento è esattamente il contrario di quell'immagine di chiesa in uscita, con gioia aperta al mondo, che ci presenta il Papa. Il Papa che viene al discorso, parlando ai rappresentanti dell'ONU guidati da Ban Ki-moon, il segretario, ha detto che oggi la coscienza della dignità di ogni fratello deve portarci a condividere con totale gratuità i beni che la Provvidenza ha posto nelle nostre mani a restituire con passione, generosità, abbondanza, ciò che ingiustamente possiamo aver negato ad altri. Sono questioni pesanti, perché qua non si parla solo della fratellanza, si parla del dovere di uguaglianza e si parla anche della necessità, dell'obbligo di restituire quanto indebitamente è stato fruito dall'economia. E il Papa chiede rispetto della dignità di ogni fratello all'ONU, dunque al mondo, indipendentemente da nazionalità o religione. In verità, la fraternità, così come quelle prima citate, è un principio di e per tutti, universale. Tant'è vero che la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, che è del 48, l'articolo 1, recita: tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti, essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Un principio dunque che diventa laicamente sancito, dunque, non certo confessionale. C'è un passaggio nella lettera pastorale di quest'anno che il Vescovo, che prova a dare gambe, il Vescovo dice in un altro contesto, provo per aiutarmi a dare gambe a quello che dicevo. E prima dice, quando fa riferimento all'invito evangelico, fa agli altri ciò che voi si è fatto a te, dice che l'amore reciproco, per essere tale, deve partire dalla consapevolezza dell'amore verso se stessi, di cos'è l'amore verso se stessi, sapendo distinguere quelli che sono i beni reali da quelli che sono apparenti, quelli che magari danno una soddisfazione immediata, ma che non sono certo bene, che dunque non è possibile trasmettere ad altri. Mettiamo tra questi l'alcol, il vescovo lo cita, la droga, il gioco. E se pensiamo che il bene nostro e quello altrui devono coincidere, occorre, qui ancora è una prospettiva che apre il Vescovo, lo sguardo lungo anche sulle generazioni future, delle persone che dunque ancora non conosciamo, nei confronti delle quali stiamo facendo terra bruciata. Per l'ambiente, ad esempio, se continuiamo ad inquinare non avremo più aria per respirare e berremo acqua al cromo per l'eternità, fatto salvo. Mi comune ci direbbe dei miglioramenti rispetto alla questione bresciana, però, come dire, in generale la prospettiva è sicuramente drammatica. C'è poi il tema, ad esempio, per quanto riguarda un'associazione come la nostra, che ci preoccupa molto,
di cosa accadrà per la previdenza dei giovani che non lavoranno, se lavoranno sarà tanto bassa per dover avere un'integrazione da parte dello Stato che non ha soldi. Ma se non pensiamo pure a quel periodo, qualche problema naturalmente lo poniamo sulle spalle anche di chi verrà dopo. La fraternità è, come dire, sinonimo e ha come immediata conseguenza il pensiero. Alla fine sono facce di una stessa medaglia. È bene comune compito di tutti, certamente della politica, che lo ha come missione esclusiva, ma anche dell'economia, delle imprese, delle famiglie, della società civile, delle persone. Ma sappiamo che non è questa la prassi. Concludendo il suo intervento, al congresso di MCL Brescia dello scorso anno, il Vescovo diceva di aspettarsi dalla politica e dai partiti una sconfitta alle elezioni purché serva a salvaguardare il bene comune, dunque prima del comune che il bene dell'altro. Le risposte sono alcune da sentite, alcune sono arrivate dopo. Certo, il Vescovo ci richiama gloriali, difficili, risposte innanzitutto da chi c'è, ma se non fosse così, ci chiediamo perché tutti dovremmo sostenere il mondo di un sistema che pensa e fa di proprio. Allora, se non si sposta il tiro su una questione più ampia di prospettiva come quella appunto dei beni comuni, qualche problema già lo abbiamo adesso, ancora peggio, sarà nei prossimi. Spostare avanti lo sguardo, dunque, fu così nel 48, in quella dichiarazione dei diritti dell'uomo che ho citato, quegli uomini illuminati, consapevoli di quali enormi danni aveva provocato la guerra e la follia di alcuni, si resero conto che occorresse ripartire da basi completamente nuove, per un mondo nuovo, la fraternità, citata appunto nell'articolo di Fratellanza. Sarebbero guardare in là con percorsi nuovi, oltre ai minuti interessi di parte. Non parlarono di confini, non parlarono di realtà degli stati, parlarono di fratellanza. Con la situazione così difficile che il mondo attraversa dobbiamo avere la stessa lungimiranza. Attivare processi positivi, così come il Papa ci chiede di fare nell'Evangelità. Dobbiamo superare quello che il professore di sociologia di questa università definisce immobilismo esistenziale. E se il nostro paese è moralmente sembrato, se domina l'apatia e la resignazione, ed ha smesso di progettare, soprattutto perché ha smarrito la consapevolezza di essere un popolo con una grande storia alle spalle, questo sì, ma soprattutto che ha un domani davanti a sé, ha un futuro per i propri figli di cui è responsabile. Guardare lontano per il bene di tutti significa anche, oggi è la giornata mondiale della famiglia, aiutare la famiglia a fare al meglio ciò che deve fare, la ripresa della natalità ad essere una prospettiva, la scuola svolgere al meglio il suo compito, la politica riprendere il servizio alle comunità organizzando il domani. Credo che nessuno, per quanto sono le sue capacità e competenze, possa restare fuori ed estraneo all'attivazione di processi verso la costruzione di una società nuova fino all'affermazione della civiltà dell'amore a cui richiamava Paolo VI, che adesso lo cita anche nella sua scelta pastorale. Terminando, io credo che avendo citato Paolo VI, lo vada ricordato la sua figura in occasione della sua beatificazione, non per il ruolo, non solo, anzi, per il ruolo che ha avuto anche nella nascita dell'MCL, ma proprio qui, dove ha frequentato i primi anni di studio alla Ricci, e sono questo della Ricci, questa dell'Università Cattolica Brescia, il segno di una straordinaria tradizione educativa di questa comunità. Tradizione che non possiamo certo disperdere, e sappiamo quale ruolo qui abbia avuto un uomo come Vittorino Chizzolini, anche per la stessa presenza invece di questa università. Lo dico perché la sua figura va ben legata a quella di altri, c'è conoscenza anche prima, ma quella più recentemente di Don Enzo Giammanchini, al quale anche molti di noi sono grati per il cammino che ci ha fatto intraprendere. Devo anche dire cose che pochi sanno, anche per il ruolo che Don Enzo ha avuto per la nascita di MCL Brescia, cosa sconosciuta ma che alcuni sanno. Lo dico citando Chizzolini e questa tradizione perché sabato ci sarà questo sabato 4, questo chiuderà con un grande evento, un momento particolare del percorso verso l'indicazione di Chizzolini come modello per questa comunità, e lui ci indica, come oggi tentiamo di fare, di ripartire dalle questioni fondamentali. Di questo ringrazio anch'io, soprattutto Monsignor Vescovo, per la disponibilità, ma soprattutto per quello che ci dirà, il Presidente Stepparana, che io auguro un buon lavoro nella nuova incarico di Presidente della Fondazione per la Comunità Cristiana, la Bresciana, la dottoressa Calabri, loro per le maglioline che, come vi ho detto prima, non è affrontato perché è stato al mare, ma è stato
nel mare di persone che sabato con il Papa hanno fatto la festa della scuola intorno al Papa. Dunque grazie a tutti e grazie a voi. Quanto alle indicazioni, non so se sono le indicazioni che siamo, però vi ringrazio della possibilità di parlare e spero anche di sollecitare il vostro cammino. Un passo lunghissimo del Talmud si domanda come mai Dio abbia voluto che l'umanità intera derivi da un unico progenitore, Adamo. E la sua risposta suona così. Primo, perché nessuno possa dire a un altro: mio padre valeva più del tuo. Secondo, perché tu ricordi che chi salva un uomo è come se avesse salvato il mondo intero, e chi uccide un uomo è come se avesse ucciso il mondo intero. Dunque, secondo questo testo, tra gli uomini c'è una uguaglianza originaria che le successive differenziazioni di storia, di cultura, di lingua, di religione non riescono a cancellare o a rendere irrilevante. Inoltre, tra la singola persona e l'insieme della famiglia umana esiste un legame profondo. L'umanità dell'uomo si incarna concretamente in ogni singola persona, e ogni singola persona rappresenta e quasi contiene in se stessa l'umanità intera. Vorrei partire da qui per riflettere con voi sul significato della fraternità nell'esperienza personale e sociale degli uomini. Non sono un politologo, né un sociologo, né uno psicologo, quindi non sono in grado di esporre con competenza e precisione tutte le conseguenze rilevanti che derivano al diritto, alla politica, alla teoria della società, dalla considerazione dell'umanità come famiglia di fratelli e sorelle. Non sono nemmeno filosofo o storico, e quindi non tratterò della fraternità secondo l'antropologia degli stoici o secondo il programma della Rivoluzione francese. Sono vescovo e insegnante in pensione di Sanskrit. Quindi posso solo cercare di offrire alcune riflessioni che spero non siano più inutili e che ciascuno confronterà con le sue competenze specifiche, in modo da giungere, per quanto sia possibile, a delle conclusioni condivise che possano orientare pensieri, progetti, scelte particolari. Il che vuol dire che io ritorno alla lezione così come era in origine. La lezione è la lettura di un brano della Sacra Scrittura con il commento del maestro. Beh, tiratevi il maestro che mi sarebbe fuori posto, ma il senso è proprio quello. Dunque, secondo la Sacra Scrittura c'è una parentela originaria che unisce tutti gli uomini. Abbiamo perlomeno un antenato in comune che è Adamo, nel quale tutti siamo costretti a riconoscerci. Abbiamo quindi tra noi un legame di fraternità che tutti siamo chiamati a onorare. Chiarissimo? E però sembra che questa fraternità abbia fin dall'inizio vita difficile, perché immediatamente dopo il peccato di Adamo, che costringe il nostro padre a uscire, abbandonare il giardino di Eden, il racconto biblico ci riporta l'episodio tragico di Caino e Abele, due fratelli quindi destinati ad amarsi e aiutarsi a vicenda. In realtà, proprio la vicinanza diventa il motivo scatenante della violenza con cui Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Da che cosa nasce questa violenza? Il testo ricorda che Abele era pastore, Caino agricoltore. Dice anche che Dio gradì i sacrifici di Abele e non gradì invece le offerte di Caino. Accolto le offerte di agnelli di capri, non quelle dei frutti della terra.
Probabilmente il testo intendeva spiegare in questo modo il valore primario che i sacrifici di animali avevano nella religione di Israele rispetto ad altri tipi di offerte. Ciò che ci interessa però è che tra i due fratelli si sviluppa un motivo di differenza. Sono entrambi figli di Adamo ed Eva, e tuttavia Caino non ha quello che ha Abele e si rende conto di una sua, anche se relativa, inferiorità, tra virgolette. Di conseguenza, la presenza stessa di Abele diventa per lui insopportabile, e questa percezione fa maturare in lui la scelta omicida. Se no, Caino non uccide per interesse. Non si dice che in questo modo egli si sia impadronito delle greggi del fratello. Tantomeno riesce, con l'illuminazione di Abele, a conquistare la benevolenza di Dio, di cui pure sentiva la mancanza. Caino uccide solo per non dover fare il confronto quotidiano tra la sua condizione, che gli appare sfortunata, e quella del fratello, che lui considera ingiustamente privilegiata. Se Caino fosse stato solo, la sua condizione gli sarebbe forse sembrata pesante, ma l'avrebbe sopportata. Il confronto quotidiano con i fratelli invece sviluppa in lui il risentimento per una inferiorità che non ha motivazioni sufficienti, secondo lui, e quindi è insopportabile. Da questa percezione all'omicidio il cammino può essere lungo, ma rimane coerente con una sua logica, seppure una logica aberrante. La dimensione antifraterna di questo omicidio appare chiaramente nella domanda che Dio pone a Caino: dov'è Abele tuo fratello? E la risposta di Caino: non lo so, sono forse io il custode di mio fratello? Ci rendiamo conto allora che l'esperienza della fraternità è più complessa di quanto si potesse pensare a prima vista. La fraternità unisce persone diverse con un vincolo di vicinanza, di parentela, che annulla le distanze. Ma in questo modo la fraternità pone anche il fratello di fronte al fratello. Perciò fa venire alla luce le differenze e le rende potenzialmente esplosive. La prima violenza sembra essere non quella che contrappone i lontani, ma quella che contrappone i fratelli. Romolo che uccide Remo al momento stesso della fondazione di Roma è un altro di questi racconti inquietanti che ci costringono a guardare con disincanto la condizione reale dell'uomo, le passioni ambigue che si muovono dentro al suo cuore. L'uomo è fatto così. Qualche anno fa un sociologo aveva cercato di spiegare gli elementi fondamentali che muovono la società a partire dal sentimento dell'invidia. Credo sia naturalmente un'esagerazione, ma bisogna riconoscere che questa visione, per quanto unilaterale, si fonda però su una base reale, effettiva. Il confronto, il desiderio mimetico, direbbe Girard, sono forze che operano potentemente nei rapporti interpersonali e nel tessuto sociale e determinano sentimenti e risentimenti. Di fatto l'episodio di Caino e Abele è tutt'altro che unico nella vita stessa. Il libro della Genesi conosce anche l'inimicizia tra Esaù e Giacobbe. Entrambi sono figli di Isacco e Rebecca, anzi sono addirittura gemelli. Eppure, prima ancora di nascere, i due fratelli si urtavano nel seno della madre. La madre interroga il Signore e dal Signore riceve questa spiegazione: due nazioni sono nel tuo seno e due popoli dal tuo corpo si disperderanno. Un popolo sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il più piccolo. Il resto della storia è noto. Rebecca ha una spiccata preferenza per Giacobbe e lo guida a ottenere prima la primogenitura, poi la benedizione di Isacco. Inevitabile scoppia il contrasto tra i due fratelli, tanto che Giacobbe deve fuggire dalla terra di Canaan
in Pantanaro, dove per 14 anni farà il servo di un suo parente di Labano, sposando le figlie, prima Lia e poi Rachele. In questo caso, per fortuna, la storia finisce bene. Quando Giacobbe torna nella terra di Canaan, ha una paura tremenda della ostilità possibile di suo fratello, di Esau. E quindi immagina una strategia che gli permette di trovare grazia agli occhi del fratello. Avvicinandosi a lui si prostra 7 volte in segno di umiltà e di devozione, poi gli presenta il dono della amicizia e dell'alleanza e della fraternità. Esau rifiuta il dono, perché dice: non ce n'è bisogno, ne ho abbastanza del mio fratello, resti tuo quello che è tuo. Ma Giacobbe insiste: un dono serve non per arricchire il donatario, ma serve a legare il donatore e il donatario con un vincolo robusto di solidarietà. Il dono serve a quello. Se il fratello accetta il dono, non potrà poi mostrarsi ostile senza violare un vincolo sacro riconosciuto e operato. E similmente, quando Esau accetta i doni, il cammino di Giacobbe nella terra di Canaan può continuare libero, senza più impedimenti. È una figura simpatica di fratello Esau, impulsivo ma generoso, con un animo meno sofisticato di quello di Giacobbe, ma capace di sentimenti forti. La storia finisce bene, per ora, e tuttavia i timori che l'hanno accompagnato sono istruttivi. Essere fratelli non è sempre di per sé una condizione totalmente rassicurante. Tra parentesi, l'inciso per ora ha un motivo. Non c'è inimicizia tra Giacobbe ed Esau, ma ci sarà e come inimicizia tra i loro discendenti, tra Israele, che viene da Giacobbe, e Edom, che viene da Esau. Nel libro del Deuteronomio c'è un invito alla tolleranza, ma la realtà sarà molto diversa, perché sarà una storia di contrasti e di guerre e di odi, anche l'odio, anche il sentimento, frequenti a loro. Più complessa invece è l'altra storia di fratelli, quella di Giuseppe. Anche qui, all'origine del dramma ci sta l'invito. Giacobbe, padre, ha 12 figli, e tra questi nutre una predilezione chiara nei confronti di Giuseppe. E il segno è una tunica speciale dalle lunghe maniche, sembra, la traduzione è impossibile, precisa, tessuta appositamente per lui. A questa benevolenza si aggiungono anche alcuni sogni che sembrano annunciare una posizione di superiorità di Giuseppe nei confronti dei fratelli, addirittura nei confronti del papà e della mamma. I fratelli, il papà e la mamma si inchineranno davanti a lui, così ha sognato Giuseppe. Evidentemente l'ostilità cresce progressivamente e finisce per scoppiare quando tutti i fratelli, senza il padre, si trovano insieme ad Ora, cioè lontano da casa. La casa, lo spazio domestico, esercita inevitabilmente un certo controllo sul comportamento delle persone. Lontano da casa, l'invidia ha la possibilità di esprimersi senza censure, senza limiti, e ha la possibilità di diventare, come di fatto è, una forza distruttrice. Giuseppe viene gettato prima in una cisterna, poi viene venduto a una carovana di mercanti che scendono in Egitto, e i fratelli portano a casa la famosa tunica di Giuseppe bagnata col sangue. Una belva veloce ha divorato il fratello. E a quest'ora sembra definitivamente chiuso. In realtà il filo narrativo si sposa all'insaputo dei fratelli e di Giacobbe, loro padre. Giuseppe viene venduto in Egitto, finisce in prigione, poi, siccome è capace di interpretare i sogni, manifesta la sua sapienza e viene apprezzato e sale in dignità fino a diventare il primo ministro di Faraone, il governatore in pratica dell'Egitto. Nel frattempo, una carestia nella terra di Canaan costringe i fratelli Giuseppe a scendere in Egitto per rifornirsi di grano, e quindi Giuseppe
che ora è la pienezza del potere, incontra di nuovo i suoi fratelli che chiedono a lui di soccorrerli nella loro condizione di bisogno. Quando erano forti contro Giuseppe debole, lo hanno venduto agli stranieri. Ora il forte è Giuseppe e loro sono nelle sue mani. Che cosa succederà? Restituire male per male è la logica elementare che guida molti dei comportamenti umani. Ci si potrebbe dunque aspettare che anche in questo caso funzioni la logica del tagliolo. Giuseppe ha subito il male da parte dei fratelli. Ora saranno i fratelli a subire il male da parte di Giuseppe. E invece no. Invece questa soluzione viene sostituita da una soluzione diversa, creativa, fatta di perdono, di solidarietà, di aiuto. Giuseppe riconosce i fratelli come fratelli. Cattivi nei suoi confronti, falsi, quello che volete, ma sono fratelli. Li riconosce come tali e li tratta come fratelli. In questo caso la fraternità trattiene il potere. Il potere che Giuseppe ha e potrebbe usare contro di loro e orienta invece l'uso del potere a favore della famiglia, dei fratelli. Perché questo cambiamento? Un motivo lo esprime la scena commovente del riconoscimento. Giuseppe ha messo la prova ai fratelli, ha riscontrato, senza essere riconosciuto evidentemente, ha riscontrato la loro lealtà di fondo, si è reso conto che vogliono bene al loro padre, che hanno dei legami tra loro di solidarietà, di affetto, li ha quindi beneficati, dando a loro quel grano che era necessario per la famiglia. Ora sta solo davanti a loro. Lui venduto da loro. Loro che avevano ripudiato il fratello. Il racconto dice così. Allora Giuseppe disse ai fratelli: io sono Giuseppe, vive ancora mio padre. Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli perché atterriti dalla sua presenza. Allora Giuseppe disse ai fratelli: avvicinatevi a me. Si avvicinarono e disse loro: io sono Giuseppe, il vostro fratello che voi avete venduto per l'Egitto. Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto qua giù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita, perché già da 2 anni vi è la carestia nel paese e ancora per 5 anni non vi sarà né aratura né mietitura. Dio mi ha mandato qui prima di voi per assicurare a voi la sopravvivenza nel paese e per salvare in voi la vita di molta gente. Dunque, non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Ed egli mi ha stabilito padre per il faraone, signore su tutta la sua casa e governatore in tutto il paese d'Egitto. Affrettatevi a salire dal mio padre ed egli dice il tuo servo Giuseppe: Dio mi ha stabilito signore in tutto l'Egitto, vieni qua giù presso di me e non tardare. Questa è la risposta, la reazione di Giuseppe. Quindi Giuseppe interpreta quello che è avvenuto alla luce di un disegno di Dio. I fratelli naturalmente hanno peccato gravemente quando lo hanno venduto. Ma Dio aveva un disegno più grande per cui anche il tradimento doveva servire al loro stesso bene, alla loro stessa salvezza. Il bene è quello non di Giuseppe, ma della famiglia intera. Quindi non è che il piano di Dio era di salvare Giuseppe facendolo visir in Egitto. Il piano di Dio era salvare Giuseppe per salvare Giacobbe e i suoi figli. I legami familiari sono rimasti per Giuseppe un valore positivo. Egli continua ad amare i suoi fratelli nonostante tutto. La fede nel disegno di Dio lo libera dal risentimento per il male ricevuto. Dio ha cambiato il male in bene e per questo Giuseppe può rinunciare alla vendetta.
Il romanzo di Giuseppe è quindi un happy end. Le peripezie che vengono narrate e che all'inizio hanno lacerato il tessuto familiare conducono alla fine verso la ricomposizione della fraternità con una nuova sintesi a un livello più alto di quello iniziale. La famiglia di Giuseppe in Egitto si trova in una condizione privilegiata rispetto alla sua posizione nella precedente terra di Canaan. Facciamo un esercizio mentale. Supponiamo che la riconciliazione di Giuseppe con i fratelli avvenga senza richiamare il piano di Dio. Semplicemente Giuseppe incontra i fratelli e invece di punirli, li benefica. La storia sarebbe a lieto fine, ma sarebbe debole. Emergerebbe la generosità inspiegabile di Giuseppe, contrapposta alla criminalità meschina dei fratelli. Alla fine la famiglia si ricomporrebbe, ma la famiglia ricomposta sarebbe sempre in una base di disparità. Giuseppe rimarrebbe sempre in credito per il suo atteggiamento positivo, la sua generosità, e i suoi fratelli rimarrebbero sempre in debito. La considerazione del disegno di Dio libera da questa contrapposizione, perché relativizza entrambe le posizioni. Certo, Giuseppe è immensamente generoso, ma dopo che Dio ha capovolto l'azione dei fratelli, facendo raggiungere a Giuseppe una posizione di benessere e di potere che altrimenti non avrebbe mai immaginato di raggiungere. A loro volta i fratelli hanno fatto un'azione abominevole, ma Dio ha introdotto questa stessa azione dentro al un disegno positivo. Insomma, a tutti gli attori è possibile riprendere il cammino senza portarsi dentro una ferita aperta o una macchia indelebile. Giuseppe può superare la sua ferita, che è grossa, perché essere venduto dai fratelli è una ferita grave, profonda, ma Giuseppe la può superare a motivo del piano di Dio. E lo stesso, i fratelli si portano addosso una colpa che è una colpa indelebile. No, anche questa colpa ha un perdono, ha una possibilità di perdono, proprio perché c'è un disegno di Dio più grande della loro colpa. Se ci fosse solo la loro colpa, non la si potrebbe cancellare con la potassa. Insomma, il riferimento a Dio permette in questo caso ai dinamismi della fraternità di funzionare meglio. Permette di ricostruire un tessuto di parità e di uguaglianza anche dopo che questo tessuto era stato distrutto o alterato dall'azione dell'individuo. Il nostro autore sembra voler sottolineare questa dimensione del dramma quando racconta la morte di Giacobbe, il padre. Perché fino a che Giacobbe rimane con i suoi figli in Egitto, Giacobbe, il padre, costituisce un elemento di unione, di garanzia. Giuseppe ama così teneramente il padre che non avrebbe mai fatto niente contro i fratelli per non farlo soffrire. Ma quando il padre viene meno, i fratelli colpevoli temono che l'equilibrio si rompa e che Giuseppe, detenendo il potere, a questo punto lo usi contro di loro per vendicarsi del male che hanno ricevuto. Il racconto funziona così, è l'ultimo capitolo del libro della Genesi. Muore dunque Giacobbe, ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad avere paura, dato che il loro padre era morto. E dissero, chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici, non ci renderà tutto il male che noi gli abbiamo fatto. Allora mandarono a dire a Giuseppe, tuo padre prima di morire ha dato quest'ordine, direte a Giuseppe, perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male, perdona dunque il delitto dei servi di Dio di tuo padre. Giuseppe pianse quando gli si parlò così. Giuseppe pianse quando gli si parlò così. E i suoi fratelli andarono e si gettarono a terra davanti a lui e dissero, eccoci i tuoi schiavi. E Giuseppe disse loro, non temete. Sono io forse al posto di Dio? Se voi avevate pensato il male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire un bene per compiere quello che oggi si avvera.
fai vivere un popolo numeroso, dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri bambini, così li consolo, e fece loro coraggio. Cioè, i fratelli di Giuseppe si rendono conto di non poter essere fratelli di Giuseppe, a motivo del loro comportamento, non possono essere alla pari con Giuseppe. Ecco, noi siamo due schiavi, accettiamo di stare sotto, basta che tu non usi il tuo potere per vendicarti di quanto abbiamo fatto. Ma esattamente il riconoscimento del piano di Dio permette a Giuseppe di perdonare senza che questo lo ponga in una condizione di superiorità e quindi di distacco, di contrapposizione inevitabilmente di fronte agli altri. Dunque, essere fratelli, figli dello stesso padre, implica una fondamentale uguaglianza, nonché un impegno di solidarietà e di amore vicino. Allo stesso tempo, proprio questo esito non è garantito, il legame può caricarsi di valori negativi, di contrapposizione e svilupparsi in sentimenti di invidia e, in ultima analisi, di odio. Bisogna essere consapevoli di queste dinamiche e trovare il modo attraverso cui la dinamica presente della solidarietà possa prevalere rispetto a quella dell'invidia. Questo discorso l'abbiamo trovato esaminando alcuni testi del libro della Genesi, quindi all'interno di una storia fondamentalmente di famiglia. Il libro della Genesi è una storia familiare. Si potrebbe però fare la stessa ricerca per quanto riguarda i rapporti politici tra gli stati. Dopo la morte di Salomone, come sapete, l'unità dei discendenti di Giacobbe, dei figli di Israele, si spezza con la costituzione di due regni paralleli, il regno di Israele al nord e il regno di Giuda al sud. Per più di 200 anni, cioè fino a quando gli Assiri abbatteranno il regno del nord, il regno di Israele, verso i 722-720, i due regni cammineranno fianco a fianco e la loro storia sarà un intreccio di lotte e di alleanze. Sono regni fratelli, tutti dei figli di Israele, dei figli di Giacobbe. Eppure il rapporto tra loro è un rapporto misto. È lotte, guerre e alleanze. Nella lega siro-efraimita, Israele si allea alla Siria contro il regno di Giuda. In altri casi, Acab e Giosafat si alleano insieme, quindi Israele e Giuda contro Acab. Insomma, il fatto di essere fratelli, anche in questo caso regni fratelli, non costituisce una garanzia di pace e di fraternità autentica. Costituisce una possibilità, un invito, un appello. Appello al me, il Salmo 133 dice quanto sia cosa buona e gradevole che i fratelli vivano insieme. Perché dove i fratelli vivono insieme, dice il Salmo, là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. E per farci gustare la bellezza di questa fraternità, paragona il suo effetto a quello dell'olio profumato sopra i paramenti sacri e a quello della rugiada che, provenendo dal monte Ermo, quindi dalla catena dell'Alto di Libano, si posa sui colli di Sion, che sono secchi e aridi, e in qualche modo li fa vivere. Così è la fraternità. Produce la freschezza dove c'è aridità, produce il profumo e quindi la gioia di esistere, la gioia di vivere. E però rimane sempre l'ombra inquietante della fraternità dimenticata e offesa. Il sofferente del Salmo 69 prega così: sono diventato un estraneo per i miei fratelli, un forestiero per i figli di mia madre. È sempre una possibilità anche questa. Però questo richiamo al Primo Testamento non sarebbe sufficiente se non facessimo riferimento anche a quei testi nei quali la fraternità del popolo di Dio, quella di cui abbiamo parlato finora, si apre a una dimensione universale. Nel capitolo 2 di Isaia viene descritto un pellegrinaggio dei popoli di tutta la terra che si dirigono verso Gerusalemme
con l'intenzione di sottomettersi alla legge di Dio, riconoscendo la sovranità dell'unico Signore su tutti i popoli. E questo riconoscimento diventa per gli uomini il fondamento di una pace giusta e duratura, tanto duratura che le armi vengono trasformate in strumenti di lavoro. Gli arati diventano spade, le lance diventano falci. Non c'è più bisogno di combattere. Perché non c'è più bisogno di combattere? Perché c'è un principio di giustizia definitivo, che è evidentemente la legge di Dio, la sovranità di Dio. Dove Dio esercita una sovranità, non c'è nessuno che abbia bisogno di difendersi aggredendo, di difendere i propri diritti e con la violenza nei confronti di quelli che offendono. E così nell'ultimo capitolo di Isaia si dice: io verrò a radunare tutti i popoli e tutte le lingue, si verranno e vedranno la mia gloria. Anzi, in questo contesto dell'ultimo capitolo di Isaia, il profeta vede in positivo anche quel fenomeno che evidentemente è in sé negativo, che si chiama diaspora. La diaspora è la dispersione dei figli di Israele su tutto l'orbe terrano. La casa di Israele è la terra di Canaan, quella è l'eredità che il Signore ha dato. E però la storia ha portato gli israeliti in Mesopotamia, in Asia Minore, e arriveranno nel mondo intero, arriveranno evidentemente a Roma, dovunque ci saranno dei figli di Israele. E questa è una maledizione. Un popolo disperso, un popolo dove l'aspetto di fraternità non è pieno. Ecco quanto è bello e quanto suave che i fratelli vivano insieme, e lì invece non vivono insieme. E però anche questo sta dentro al piano di Dio, perché un giorno il Signore radunerà i suoi figli, e quando il Signore radunerà i suoi figli torneranno con tutti i popoli nei quali abitano, e quindi torneranno tutti le nazioni, e ci sarà una fraternità che unisce i figli di Israele con l'umanità intera. Insomma, la fraternità dei figli di Israele diventa un fermento che fonda e rende possibile la raccolta di tutti i popoli intorno al Signore, e quindi apre il concetto di fraternità, che diventa fraternità universale. Non è più semplicemente la fraternità dei figli di Giacobbe e dei loro discendenti, si intende. È una fraternità che da loro si apre a tutte le gente, come d'altra parte era la promessa fatta da Abramo, addirittura: in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Quindi Abramo diventa lo strumento attraverso cui la benedizione di Dio raggiunge tutti gli uomini, e quindi tutti gli uomini si raccolgono intorno alla benedizione. Bene, e se ci fate caso, il significato che Gesù ha dato alla sua missione, la coscienza che aveva del suo compito, riguardava esattamente questo: raccogliere e radunare i figli di Dio che erano dispersi, e costituire così finalmente quel popolo di Dio escatologico nel quale si compiono le promesse di Dio, e quindi le attese degli uomini. L'annuncio che il regno di Dio sia fatto vicino è il presupposto di questa missione di Gesù. Dio si fa vicino come re per esercitare una sovranità. È quindi possibile a noi vivere sotto la sua sovranità. E questa sovranità, per principio, è aperta a tutti gli uomini. In concreto, inevitabilmente passerà attraverso la fraternità di coloro che riconoscono nella fede e accolgono nell'amore la sovranità di Dio, ma non in modo esclusivo, in modo aperto. Nel Vangelo di Matteo è narrata una scena significativa. Al capitolo 12, alla fine, c'è scritto così: mentre egli parlava ancora alla folla, Gesù si intende, sua madre
suoi fratelli, stando fuori in disparte, cercavano di parlare. Qualcuno gli disse: eccoli fuori, tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti. E lei, rispondendo a chi lo informava, disse: chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? Poi, stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre, ed ecco i miei fratelli. Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre. Beh, il senso è chiaro: ai vincoli che nascono dalla parentela di carne, madre e fratelli vengono sostituiti o vengono messi prima i vincoli che nascono da una parentela spirituale. Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In questo modo ha una fraternità che necessariamente ha dei limiti. La fraternità che dipende dalla generazione carnale ha evidentemente dei limiti, sono solo i figli di quella madre che si riconoscono fratelli. Viene sostituita una fraternità che, almeno idealmente, non ha limiti. Chiunque fa la volontà del Padre mio. Naturalmente i limiti possono nascere ugualmente, perché fare la volontà di Dio è una scelta libera lasciata alla responsabilità dell'uomo. E tuttavia, quello che potrebbe costituire un impedimento previo e insuperabile alla fraternità, cioè il fatto di non provenire dai medesimi dei genitori, viene reso irrilevante. Questo non incide. Va esattamente in questa direzione San Paolo quando, scrivendo ai Galati, dice loro: quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. E se appartenete a Cristo, siete figli di Abramo e eredi secondo la promessa. Dunque, le differenze etniche, giudeo o greco, le differenze sociali, schiavo o libero, addirittura la differenza sessuale, uomo o donna, sono irrilevanti per quanto riguarda la fraternità di cui Gesù è origine. In questa fraternità tutti possono e devono imparare a riconoscersi. E vale la pena aggiungere un'osservazione. La fraternità che Paolo vuole descrivere non si forma attraverso un processo di sottrazione attraverso il quale si toglie tutto quello che diversifica per lasciare solo quello che è comune. Voglio dire, per fare la fraternità tra di noi non si tratta, secondo Paolo, di togliere quello che ci rende diversi gli uni dagli altri, di trovare il massimo comune denominatore. Non è questo per lui il fondamento della fraternità. Si tratta, al contrario, di dilatare l'esperienza dell'uomo. È un processo di crescita. Riconoscerci fratelli non vuol dire rinunciare a una parte di noi, quella per cui siamo diversi. Vuol dire crescere verso una ricchezza più grande, attraverso cui la nostra identità viene aperta e ingrandita. Si tratta di riconoscere che io, con tutte le mie caratteristiche, capacità, limiti, esperienze, sono figlio di Dio. Questo è uno di più, ed è questo di più che crea una fraternità nuova. Quindi non avviene cercando quello che è comune solo. Avviene aprendo ciò che è comune e ciò che è anche differenziante, aprendolo a una prospettiva ulteriore, a una trascendenza, a qualcosa di superiore. Non si tratta di svestire ciascuno di noi di quello che lo caratterizza. Non si tratta di smettere di essere giudei o greci, di essere schiavi o liberi, di essere uomini o donne. Non si tratta di ripudiare ogni identità culturale, si tratta invece di collocare queste differenze
all'interno di una comunione più grande, nel corpo di Cristo che unisce tutti i battezzati, e le differenze non sono cancellate ma inserite nel dinamismo più profondo della comunione. Non diventano perciò motivo di contrasto, ma motivo di corresponsabilità. La prospettiva di Paolo è ancora quella che descrive nella lettera ai Romani al capitolo 8, versetti 28 e 29, dove dice che Dio ci ha predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo perché egli sia il primogenito di una moltitudine di fratelli. Gesù Cristo, primogenito di una moltitudine. Il che tutto vuol dire che la fraternità non è data, è da costruire. E non sono immagine di Dio in Gesù Cristo per un principio del passato. Lo divento nella misura in cui vivo questa realtà di comunione che scaturisce dall'amore di Dio in Gesù Cristo. Insomma, c'è un unico figlio che è Gesù di Nazareth. È l'immagine perfetta del Padre, il riflesso del Padre nella carne umana. Il disegno di Dio è che tutti gli uomini diventino conformi a questa immagine di Figlio e diventino quindi a loro volta figli di Dio, figli nel Figlio e quindi fratelli tra loro. Gli effetti di questa trasformazione potrebbero essere descritti ampiamente. Bisognerebbe leggere tutti i discorsi di Gesù nell'ultima cena del Vangelo di Giovanni, i capitoli dal 13 al 17. Tutta la prima lettera di San Giovanni, il capitolo 18 di Matteo, che è il discorso ecclesiastico, naturalmente queste cose che credo di spiegare, si intuisce però facilmente, non c'è neanche bisogno di una lunga spiegazione, che la logica della fraternità si identifica con la logica dell'amore. La formula dell'odio è io voglio che tu muoia. La tua esistenza è per me un pericolo. Quindi voglio che tu muoia. La formula dell'amore è io voglio che tu vivi. La tua esistenza per me è preziosa, è positiva, quindi io voglio che tu vivi. E questa è naturalmente la formula della fraternità, che comprende sia una dimensione di sentimento, di empatia, la capacità di mettersi nei panni dell'altro, di sentire i sentimenti dell'altro, le sue necessità o i suoi bisogni o le sue paure o le sue attese. E naturalmente è sentimenti che diventano azioni, che diventano comportamenti concreti a favore dell'altro. Nella prima lettera di San Giovanni questa dimensione etica è riassunta così. Lo leggo perché è troppo bello. E non si può non leggere. Perché questo è il messaggio che avete udito da principio, che ci andiamo lunghi anni, non come Caino, che era dal maligno e ucciso suo fratello. E per quale motivo lo ucciso? Perché le sue opere erano malvagie, invece quelle del suo fratello erano giuste. Non vi meravigliamo, fratelli, se non vi muovete. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo il fratello. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Cioè, entrare in una logica di fraternità vuol dire passare dalla morte alla vita. Noi! Vivere noi! Non esiste una vita autentica che rifiuti questa dimensione di fraternità. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Cioè l'omicida ha ammazzato se stesso. Prima di ammazzare il suo nemico, ha ammazzato se stesso. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la vita per noi, quindi noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma sono la ricchezza di questo mondo e vedendo i fratelli necessità di cui li porto, come li vuole in lui l'amore di Dio. Quindi un amore che è fatto evidentemente di sentimenti, ma non solo, è fatto di comportamenti efficaci. Naturalmente viene l'obiezione, che a me viene spesso, questa insistenza sull'amore fraterno non ci riporta alla contrapposizione
noi, fratelli, e gli altri. Noi, cioè i fratelli che condividono con noi la fede in Gesù, e gli altri, che non condividendo la medesima fede, non possiamo chiamare fratelli. E vorrei rispondere in due modi, richiamando due parabole che sono più che famose, quindi non le racconto, ma le richiamo. La prima è quella del buon samaritano e la seconda è quella del figlio. Buon samaritano parte da una domanda: chi è il mio prossimo? Gesù racconta la parabola di quel ferito che è stato soccorso dal samaritano e alla fine riprende la domanda, ma la cambia. Come mi succede spesso, se voi leggete il Vangelo vi accorgete che almeno alcune volte a Gesù fanno la domanda e Gesù risponde in un altro modo, risponde a un'altra domanda, perché è sbagliata la domanda, e quando è sbagliata la domanda non è possibile rispondere, e qualunque risposta assumi in un prossimo, facendo tu prossimo a lui. Quando te ne fai carico, tu gli diventi prossimo, quindi costruisci una prossimità che prima non c'era. Bene, questo mi sembra il senso della fraternità. La fraternità non è qualche cosa di dato, statico, da riconoscere e da vivere. C'è anche questo aspetto qui, siamo tutti figli di Adamo, quindi c'è un aspetto di fraternità, ma vale poco. Da solo vale poco, tanto che Caino e Abele con tutto quello che abbiamo ricordato. Invece il concetto di fraternità è il concetto dell'uomo da costruire. E l'uomo non nasce fatto, dice da fare le compite, nasce da fare. È tutto il cammino della vita delle persone, è tutto il cammino della storia umana, della civiltà umana, è il processo lungo del fare l'uomo, del costruire l'uomo. Bene, il problema è sapere se è l'uomo, è più uomo quando vive il rapporto di fraternità o è più uomo quando taglia i ponti con tutti e si chiude dentro a un suo mondo privato. Ora, tutto il senso del cammino umano di conoscenza e di azione tende al superamento del proprio egocentrismo, tende alla creazione di attenzione nei confronti degli altri del mondo, di legami di responsabilità nei confronti degli altri e del mondo. In questo modo l'uomo diventa umano. La fraternità, essere fratello, diventare fratello, vuol dire diventare più umano. E farsi carico, come diceva Noè prima, delle generazioni future, per dare a loro un mondo, per consegnare a loro un mondo che sia vivibile, è avere questo senso di responsabilità, vuol dire essere più umani, essere più attenti, più intelligenti, più responsabili, più buoni. E la seconda parabola è naturalmente quella del figlio prodigo, dove c'è un papà con due figli, la storia del primo figlio l'abbiamo scontata, va via da casa, poi ritorna, e quando ritorna il papà lo accoglie. Lo accoglie, però non semplicemente con affetto, lo accoglie come figlio, cioè gli ridà la identità di figlio che questo figlio aveva buttato via. Aveva abbandonato la casa paterna ed era andato in un paese lontano, dice il Vangelo. Un paese lontano perché in un paese dove il papà non ci sia più, e neanche l'ombra del papà, e neanche il ricordo del papà, perché tutto questo gli dava un fastidio cane. Quando ritorna, ritorna con il desiderio di diventare un salariato. Ma il papà non ci pensa mai, non gli lascia nemmeno fare esprimere la domanda. Trattami come uno dei tuoi salariati. Lo mette al posto di figlio. Qui viene il problema vero, perché c'è un altro figlio che invece non ha mai perso l'identità filiale, perché è sempre stato in casa con suo padre, ha sempre condiviso tutto. Quando vede che il papà tratta il prodigo ritornato
come figlio, il figlio buono si arrabbia, è risentito, e hai trattato questo tuo figlio, dice, che ha dilapidato tutti i tuoi beni come prostituta, meglio di quanto hai trattato me, che ti ho sempre servito per tutta la mia vita. È interessante che il figlio maggiore non dice: hai trattato bene mio fratello. Questo tuo figlio che ha dilapidato tutti i tuoi beni con le prostitute, tu lo hai, per lui hai ammazzato in vitello grasso. E il papà gli rivolta la frittata, gli dice: ma bisognava fare festa, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Non dice: perché mio figlio era morto ed è tornato, era perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. In altri termini, il papà dice: figlio mio, tu mi hai sempre voluto bene, mi hai servito e te ne sono grato, ma un mio figlio è ritornato e io non lo posso trattare altro che come figlio. A questo punto i casi sono due: o tu lo riconosci come fratello, o alla fine tu cancelli la mia immagine di padre. Quindi ti tocca fare a meno di me come padre. E questo credo che sia l'atteggiamento di Dio, così come Gesù lo ha annunciato. Dio, la sua paternità, la offre a tutti gli uomini. Poi ci sono i buoni, i cattivi, quelli mezzo e mezzo, quelli che vanno, quelli che ritornano, eccetera. Ma la paternità di Dio non è legata a nessuno, perché non dipende dai meriti dell'uomo, dipende dalla identità di Dio, dalla volontà di Dio di essere padre. E allora il discorso diventa che chiunque sia figlio di Dio lo può rimanere solo accettando la paternità di Dio nei confronti degli altri, nei confronti di tutti. Perché se cancello qualcuno dalla paternità di Dio e dire quello non è mio fratello, inevitabilmente tolgo la figura paterna di Dio nella sua identità, in quello che Dio vuole essere. Mi sono fatto un altro Dio. Il Dio della rivelazione non è più il mio padre, non lo riconosco come mio padre, perché questo ha dei figli che io non voglio avere come fratello. Allora, in queste due dimensioni della parabola del figlio prodigo e del buon samaritano, è la dimensione della fraternità dei credenti, è una vera dimensione di comunione, ma non esclusiva, inclusiva. È una vera dimensione di comunione, perché la comunione non si fa togliendo il diverso, il di più, e rimanendo solo al massimo comune denominatore. Lo si fa potenziando il diverso e aprendolo fino alla pienezza di Dio. Quindi il discorso deve rimanere in quella prospettiva, e in questa prospettiva accoglie gli arricchimenti, le aperture nei confronti di tutti gli uomini, appunto perché Dio li tratta come suoi figli. Supponiamo che una persona non sia consapevole dell'amore di Dio verso di lei, o perché non ne ha ricevuto l'annuncio, o perché questo annuncio non è stato tale da entrare nella sua coscienza in modo efficace, o perché le esperienze della vita l'hanno segnata così profondamente da non lasciare spazio in lei alla riconoscenza di essere amato da Dio. O la controtestimonianza dei credenti ha raffreddato il suo slancio di amore. Il Concilio ricorda anche questa possibilità. Supponiamo anche però che questa persona cerchi di vivere autenticamente la sua condizione umana e quindi sia un'intenzione vera e costante verso l'attenzione, l'intelligenza, la ragione, la responsabilità, l'amore. Non c'è dubbio che una persona così sta facendo la volontà di Dio a livello della sua consapevolezza. Se dunque chiunque fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli, è il mio fratello e sorella e madre, ha detto Gesù, una persona come quella che abbiamo tentato di indicare
non può che essere, anche se senza saperlo, fratello di Gesù e quindi, attraverso Gesù, figlio di Dio. La mancanza della consapevolezza toglie qualche cosa di importante a questa esperienza di vita, ma l'elemento mancante non è da cercare la persona, è da cercare all'interno della persona stessa. Ce l'ha già dentro, anche se inconsapevolmente c'è un inconscio anche religioso nel mondo. Questo è il cammino che la lettura della parola di Dio mi ha portato a fare. C'è una fraternità, siamo partiti dicendo che c'è una fraternità che unisce tutti gli uomini a motivo della loro comune, comune da Adamo. Questa fraternità fonda una esperienza di comunione, di sicurezza insieme con gli altri, un dovere di attenzione e di solidarietà reciproca, e però nello stesso tempo questa fraternità mette in moto anche i principi di contrapposizione, di confronto e quindi di possibile lotta, di possibile distruzione. Il riferimento a Dio diventa allora prezioso perché pone i rapporti tra i fratelli dentro a un orizzonte trascendente che relativizza i confronti e i possibili scontri che si verificano sul terreno delle differenze e delle contrapposizioni immediate. Il riferimento a Dio significa il riferimento a quello che sta oltre. E se c'è questo riferimento, quello che sta al di qua è necessariamente relativizzato. Rimane, ma non è definitivo. Rimane come un elemento provvisorio, gestibile quindi, che posso gestire in una direzione o nell'altra, secondo l'orientamento della mia vita e, nella prospettiva che noi dicevamo, nell'orientamento della fraternità. Questo riferimento a Dio, trascendente, ha una manifestazione piena in Gesù di Nazareth e in quell'esperienza che Gesù ha vissuto e ci ha insegnato. Forse si può aggiungere anche questo. Uno può immaginare la fraternità primariamente come sorgente di doveri. E allora la tendenza sarà quella di definirla nel modo più preciso per mettere un limite ai doveri. Fin dove ho il dovere di trattare fraternamente. Ma se invece la fraternità è intesa, come abbiamo tentato di dire, come ricchezza, e quindi come un di più di umanità, un meglio di umanizzazione, allora la tendenza inevitabile diventa quella di costruirla il più ampia possibile, per far entrare quanto più è possibile concretamente le persone dentro all'ambito della fraternità, perché è in questo modo che la mia vita diventa più umana e la mia vita diventa produttrice di umanità. È in questa seconda linea che sembra che si muove il messaggio evangelico e che in ogni modo deve muoversi anche l'impegno culturale.